Ma è possibile iniziare a vendere in dropshipping con solamente 200 euro? Sono Stefano Montana, creatore di www.montanabusinessonline.com. In questo video andrò a spiegarti esattamente le tecniche, le strategie vincenti che devi utilizzare in questo momento con un budget di appena 200 euro. Quindi assicurati di vedere il video fino alla fine. Benvenuti ragazzi, Stefano Montana qui per voi oggi con un nuovo importantissimo video che vi aiuterà tantissimo e vi farà capire esattamente qual è il modo più semplice per iniziare a vendere in dropshipping da zero. Quindi cosa farei io se dovessi iniziare da capo e cosa dovete fare anche voi, soprattutto se state iniziando proprio da zero. Ma prima di tutto ragazzi vi chiedo di iscrivervi al canale proprio in questo momento, andate qui in basso e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su nuovi incredibili video che vi aiuteranno tantissimo. Quindi iniziamo subito, mettiamo il caso che hai solo 200 euro e una carta di credito, ovviamente vi consiglio di utilizzare Revolut perché è super semplice da usare e soprattutto potete aprire un conto corrente gratis, 100% gratuito, con il quale vi invieranno una carta di credito appunto gratis a casa direttamente con Revolut, trovate il link in descrizione con il quale otterrete anche 15 euro in omaggio, quindi create l'account e vi regalano 15 euro, quindi iniziate subito se non avete una carta di credito, un conto corrente oppure volete utilizzarlo uno nuovo appunto per gestire il vostro business. Quindi nel caso in cui avete solamente 200 euro, le prime spese che dovrete affrontare superati i 14 giorni di prova gratuiti di Shopify, ovviamente il link con la prova gratuita dei 14 giorni lo trovate sempre in descrizione ragazzi, il piano minimo è di 29 euro, quindi superati quei 14 giorni dovrete, per continuare a utilizzare Shopify, dovrete utilizzare ovviamente il piano base che è quello da 29 euro, anzi 29 dollari che sono ancora di meno di 29 euro, quindi meno comunque di un euro al giorno, va bene ragazzi? E ovviamente avete bisogno di comprare il vostro dominio, il nome del tuo dominio su namecheap.com, che è il migliore, che lo utilizzo praticamente sempre, lo utilizzo da anni, è super economico, infatti costa meno di Shopify, comprare il dominio su Shopify costa come una cosa come 14 dollari, mentre su Namecheap costa 9 dollari, una cosa del genere, quindi oltre a risparmiare ovviamente quei 5 euro, state sicuri che su Namecheap il vostro dominio sarà garantito e tutto funzionerà alla stragrande. Trovate sempre il link in descrizione, oltre che di Revolut, di Shopify, della prova gratuita di Shopify 14 giorni, anche di Namecheap. Ora, per quanto riguarda le app di Shopify, la maggior parte utilizza comunque dei periodi di prova nei quali potete comunque utilizzare le app gratuitamente anche per un mese. Ovviamente le migliori app l'ho già mostrate in diversi video che trovate nel mio canale, ve le metto qui in alto a sinistra, comunque nel mio canale trovate un sacco di video dove spiego appunto le migliori app da utilizzare, soprattutto per quanto riguarda Shopify, ma ovviamente trovate tutti i link in descrizione delle migliori app che dovete assolutamente utilizzare per incrementare il vostro risultato. Quindi ovviamente in base alle app dovrete utilizzare la versione gratuita o meno, quindi ci rimarranno 160 euro circa per appunto investire in promozioni. Quindi andiamo a vedere come investire questi 160 euro. E la prima cosa che dobbiamo fare ovviamente è trovare un prodotto da vendere, un prodotto vincente. Ok, partendo da zero non abbiamo la possibilità, appunto non abbiamo il budget per testare molti prodotti, differenti prodotti, quindi dovremmo principalmente essere sicuri che il prodotto sia già un prodotto vincente, che stia vendendo e che soprattutto ci possa portare dei risultati immediati, va bene ragazzi? Quindi la prima cosa che dovete fare è scoprire appunto questi prodotti vincenti. Ora, io ho già spiegato in un altro video che dovete assolutamente vedere come trovare i prodotti vincenti, ve lo metto qui a sinistra o lo trovate nel mio canale, le strategie esatte, gli strumenti che dovete utilizzare per trovare i prodotti vincenti. Tuttavia, in questo caso andrò a spiegare la parte di Instagram, mentre nell'altro video spiego esattamente come trovare, grazie a siti esterni, i nuovi prodotti vincenti, soprattutto grazie ad AdSpy, che è lo strumento numero uno che utilizzo personalmente per trovare i prodotti vincenti. E soprattutto ragazzi, con il link che trovate in descrizione sono riuscito a ottenere uno sconto di 50 dollari più 1000 impressioni gratis, ma più avanti alla fine del video andrò a spiegarvi esattamente quello che dovete fare.
Quindi continuiamo con la spiegazione di Instagram, sfogliando il nostro Instagram, noi potremo comunque vedere gli annunci di un determinato prodotto, soprattutto se per quanto riguarda il dropshipping. Se quel prodotto lo notiamo più di 3 volte, quindi lo notiamo spesso, vuol dire che gli ads stanno funzionando, va bene? Quindi vuol dire che il dropshipper, il venditore, sta appunto sponsorizzando molto quel determinato prodotto, quindi significa che funziona. Vi ricordo, ragazzi, che più voi investite in pubblicità e più ovviamente ritorno avrete dall'investimento. Ovviamente, ragazzi, il vostro obiettivo è riuscire a ottenere un ritorno, un ROAS, quindi un ritorno sulla spesa pubblicitaria più alta possibile. Ovviamente più noi vediamo questo prodotto e più capiamo che sta funzionando perché ovviamente tutti i soldi macinati dalla pubblicità verranno reinvestiti in pubblicità, quindi significa è proprio lampante che il prodotto sta funzionando. Va bene, quindi significa che sta funzionando e noi esploreremo la pagina e controlleremo quindi diversi account che sono collegati a quella pagina Instagram, quindi a quel prodotto che sta funzionando in questo momento. Quindi andiamo a spiare i nostri competitors e soprattutto è necessario trovare appunto un prodotto già collaudato e copiare cosa fanno i concorrenti, ragazzi, perché noi quello che vogliamo sapere in questo caso è che il prodotto venda adesso senza test, senza dover ricercare magari tramite Facebook Ads, la nostra audience. Noi vogliamo sapere esattamente, il prodotto se sta vendendo adesso, se è già collaudato, già testato e copiare cosa fanno i nostri concorrenti, va bene? Quindi noi sappiamo il nostro prodotto qual è, sappiamo i concorrenti come stanno, facendo marketing, come lo stanno sponsorizzando. Quello che dobbiamo fare adesso è ovviamente costruire un negozio Shopify costruito su un solo prodotto. Ora, io di solito utilizzo Shopify, tuttavia ho utilizzato anche molte volte ClickFunnels, che è fatto apposta per creare dei funnel di vendita, quindi una pagina singola, landing page, per creare appunto delle pagine prodotto, potete creare qualsiasi tipo di landing page su ClickFunnels, è creato apposta per creare funnels, ovviamente. Quindi ragazzi è una scelta vostra, tuttavia Shopify è il più utilizzato per e-commerce, ma come ho detto in precedenza, moltissimi dropshippers utilizzano ClickFunnels perché è molto veloce, molto intuitivo. Trovate comunque le prove gratuite di Shopify e di ClickFunnels sempre giù in descrizione, quindi ragazzi se volete un po' capire come funziona siete liberi di farlo per 14 giorni gratuitamente. La prima cosa che dovete fare ovviamente è guardare tutti i miei video tutorial che sono presenti sul mio canale e che vi aiuteranno tantissimo, soprattutto se state iniziando da zero e quindi sul Shopify, sul dropshipping ovviamente, e creare il tuo negozio Shopify focalizzandoti appunto su un solo prodotto. Quindi noi sappiamo già il prodotto target che vogliamo sponsorizzare e soprattutto vogliamo costruire proprio un brand, ok? Un brand sopra il nostro prodotto vincente. Quindi analizzate e guardate tutti i miei video e soprattutto il video sulla ricerca dei prodotti vincenti, come ho detto in precedenza, ve lo metto qui in alto a sinistra, lo trovate nel mio canale. Quindi, ragazzi, fondamentale, soprattutto dovete utilizzare Aspy, va bene? Copia la concorrenza, quindi non reinventare la ruota. Come vi ho detto già molte volte, non dovete reinventare la ruota, ma dovete se semplicemente copiare quello che sta funzionando già, quindi copiare la concorrenza. Ok, se voi vi trovate per esempio, nella nicchia dei prodotti da casa oppure nella nicchia di leggings o qualsiasi cosa, andate a copiare esattamente quello che sta facendo il vostro competitor, quindi il vostro concorrente. E soprattutto ragazzi cercate ovviamente non di copiare al 100%, non di rubare gli ads, ma cercare di copiare l'idea del marketing. Mi raccomando ragazzi, fondamentale, altrimenti ovviamente copiare il video o le stesse immagini non si può fare, va bene? In quanto voi non capite bene che non potete copiare le immagini una per una dei vostri competitors oppure i video, va bene? I video che sono stati creati appositamente per quel prodotto da loro, quindi, perché ovviamente sono coperti anche da copyright in molti casi, quindi cercate di creare il vostro marketing da zero e copiare ovviamente le idee, ok? Le idee che funzionano, le idee di marketing. Quindi promozione tramite Instagram influencers. Questa strategia appunto che utilizzeremo se stiamo partendo da zero, abbiamo un basso budget, attraverso Instagram noi creeremo le nostre promozioni. Quindi prima di tutto assicuratevi di stare lontano da Facebook Ads perché
se hai un budget limitato, gli annunci su Facebook, soprattutto all'inizio, hanno bisogno di un budget per testare, va bene? E per scoprire l'audience, quindi il pubblico migliore. Soprattutto se appunto non si dispone di date precedenti. Quindi noi la prima cosa che dobbiamo fare per far funzionare i nostri Facebook Ads, i nostri annunci di Facebook, è dare al pixel di Facebook il maggior numero possibile di dati e soprattutto dati di qualità. Quindi noi invece utilizzeremo prima Instagram in questo caso per appunto rimpinguare il nostro Facebook pixel di dati, in modo tale da appunto successivamente poter creare dei Facebook Ads e annunci Facebook tramite lookalike audience oppure appunto pubblico simile o comunque in generale dare appunto i dati utili a Facebook in modo tale da poter creare degli annunci che funzionino per quella tipologia di pubblico, quel cliente ideale. Quindi ragazzi, all'inizio lasciate stare Facebook Ads, iniziate con Instagram, ma soprattutto ricordatevi di installare il pixel di Facebook per raccogliere i dati, ok? Il pixel di Facebook, lo ripeto, come ho detto già, ho spiegato già nel video di Facebook tutorial che trovate sempre in mio canale, sarà il contenitore dei nostri dati, quindi qualsiasi cosa succederà all'interno del nostro negozio Shopify o nel nostro sito ClickFunnels verrà registrato nel nostro pixel di Facebook, quindi nel nostro algoritmo di Facebook. L'algoritmo di Facebook andrà a selezionare autonomamente il cliente target ideale, va bene? Quindi andiamo avanti, promozione sempre tramite influencer, creiamo quindi un annuncio promozionale per il prodotto, quel prodotto unico, ragazzi. Molti rubano appunto, come abbiamo detto in precedenza, annunci dalla concorrenza, ma non è consigliato, in quanto potreste incorrere in potenziali problemi di copyright ed è principalmente immorale. Quindi ragazzi, come abbiamo detto in precedenza, cercate di creare il vostro marketing da zero e soprattutto copiando, comunque potete copiare le idee di marketing, come stanno, per esempio, come impostano il video, come mostrano il prodotto, che cosa, quali sono le caratteristiche chiave, eccetera eccetera. Trova pagine di piccole dimensioni all'inizio, ovviamente tra i 50 e 200.000 followers, ma impegnata all'interno della nicchia, quindi relative alla nicchia target che volete, appunto, nella quale volete vendere. Quindi preferibilmente pagine che non fanno ancora promozioni sono le più gradite, in quanto ovviamente se un influencer o una pagina Instagram fa un sacco di promozioni di prodotti, capite bene che anche l'audience di quella pagina Instagram non sarà tanto propensa a comprare ogni volta. Se una pagina Instagram o un influencer propone 10 prodotti al giorno, ovviamente le persone, i followers di quell'influencer non compreranno tutti e 10 prodotti. Quindi ragazzi, assicuratevi di trovare il profilo Instagram ideale per la vostra campagna su Instagram, appunto, la vostra promozione, e fate le cose fatte per bene e non fate le cose a caso, ragazzi. E soprattutto, ragazzi, cercate una pagina o un profilo influencer che abbia un alto engagement, quindi che abbia il proprio pubblico, i followers che interagiscono direttamente con l'influencer anche per quanto riguarda i commenti, i likes, quindi che siano veramente dei followers dell'influencer, va bene ragazzi? E che ovviamente l'influencer sia in grado di influenzare, appunto, va bene? Influenzare nella scelta d'acquisto in questo caso. Negoziare un buon prezzo con 25 euro o meno per un post di 12-24 ore. Ovviamente, ragazzi, in questo caso voi dovrete trattare, ovviamente, per gli Instagram influencers più piccoli sarà più facile perché ovviamente hanno un bacino d'utenza minore. Quindi andrete a trattare intorno ai 25 euro, dipende sempre dall'influencer, dalla nicchia, eccetera, eccetera, per un post di 12-24 ore. Quindi ragazzi, ricordatevi sempre di trattare e trovare un accordo, ovviamente a vostro favore, per diminuire l'investimento in promozione. Va bene? Abbiamo detto, ok, promozioni tramite Instagram influencer, pagine più piccole con un elevato coinvolgimento. Come abbiamo detto in precedenza, più elevato il coinvolgimento, quindi l'engagement degli influencers, più il ROI sarà elevato, quindi il ROI è il ritorno sull'investimento, che possiamo anche chiamare ROAS, ritorno sull'investimento della spesa pubblicitaria, che spiego negli altri miei video, quindi andatevi a vedere, soprattutto se non fanno molte promozioni. Quindi ragazzi, come abbiamo detto in precedenza, se non ci sono troppe promozioni,
per quanto riguarda quel determinato influencer, se quell'influencer o quella pagina Instagram non fa tante promozioni, voi avrete più possibilità di ottenere un ROI più elevato, quindi un più ampio margine di profitto. Quindi ragazzi, fondamentale da capire nella scelta degli influencers. È necessario dedicare molto tempo alla ricerca di pagine, appunto, per trovare quelle che non sono troppo sfruttate. Quindi ragazzi, questo sarà il vostro obiettivo principale. Quindi un metodo semplice è quello di guardare le pagine nelle quali hai visto l'annuncio pubblicato, quindi premere su suggerimenti nella freccetta che vi mette Instagram accanto al follow, accanto al messaggio. Ci sarà una piccola freccetta che indicherà appunto le pagine suggerite, e appunto sfogliare i profili suggeriti, i profili Instagram suggeriti appunto da Instagram, che sono più simili al nostro appunto alla nostra pagina target che abbiamo preso in considerazione, che magari non ha un engagement alto e vogliamo comunque trovare dei profili simili. Quindi Instagram in questo caso ci aiuterà automaticamente, basta che cliccate la freccetta che punta verso il basso vicino al nome, quindi Instagram vi suggerirà direttamente i profili e le pagine degli influencers che più si avvicinano al nostro profilo ideale di Instagram influencers. Quindi ragazzi, mi raccomando, quindi una volta che avrete appunto fatto correre la vostra promozione, ovviamente avrete riceverete degli ordini ai vostri clienti, e dovete ordinare i prodotti ai vostri clienti. Quindi quando inizi a ricevere gli ordini, puoi evaderli con la tua carta di credito direttamente dall'app del tuo sito negozio Shopify. Quindi ragazzi, Shopify principalmente è fatto apposta, in quanto è tutto collegato tramite Oberlo o altre app che appunto vi ordinano autonomamente i vostri prodotti in dropshipping, se vendete in dropshipping ovviamente, o ci sono altre app che potete utilizzare se vendete un prodotto che avete in magazzino, un vostro magazzino, quanto riguarda appunto un vostro magazzino, avete uno stock di merci eccetera eccetera, quindi potete automaticamente gestire gli ordini dei vostri clienti in modo che vengano spediti direttamente dal vostro fornitore nel caso di dropshipping. Quindi ragazzi, assolutamente assicuratevi di aver messo tutto a posto, di aver inserito la carta di credito, perché la vostra carta di credito, nel caso per esempio che utilizziate Revolut, potete tranquillamente utilizzare una carta di credito per appunto gestire questo flow, questo flusso di denaro dai vostri clienti appunto alla vostra carta di credito e quindi ai vostri fornitori. Quindi sarà appunto questo ciclo di denaro che ovviamente vi aiuterà a automatizzare tutto il processo, ragazzi, fondamentale da capire. Quindi vi consiglio di utilizzare una carta di credito, un conto corrente bancario unico per il vostro business, in modo appunto da tenere tutto più in ordine, va bene? Quindi quello che dobbiamo fare principalmente è rielaborare tutto e ripetere, va bene? Rielabora e ripeti. Se i tuoi primi post sono stati redditizi, rielabora e ripeti appunto, pianifica più post e trova nuove pagine influencer, perché voi sapete già che quel prodotto funziona, quell'influencer ha funzionato, quindi dovete solamente cercare nuovi influencer che appunto vadano a funzionare di conseguenza, come ha fatto l'influencer precedente. Una volta che abbiamo ottenuto quindi 2000 euro di capitale, possiamo iniziare a testare tramite gli annunci Facebook, ragazzi, è fondamentale, perché Facebook è lo strumento numero uno, insieme anche a Google Ads, ma Facebook in particolare per e-commerce è una bomba per appunto sponsorizzare i nostri prodotti e-commerce, va bene ragazzi? E quindi diciamo che 2000 euro lo selezioniamo come budget, diciamo alto budget, però potete decidere voi, minimo 2000 euro, va bene, minimo 2000 euro di capitale potete iniziare a testare tramite annunci Facebook. Quindi usando i dati del tuo pixel, quindi del pixel di Facebook e Instagram, possiamo costruire lookalike audience, che rappresenta il nostro pubblico simile. Quindi, come ho già spiegato negli altri video di Facebook, negli altri tutorial di Facebook, la lookalike audience principalmente ci crea, appunto, ci aiuterà grazie al Facebook Pixel, quindi grazie ai dati che abbiamo appunto ottenuto dalle nostre campagne su Instagram o da altri annunci di Facebook, in generale da tutto il traffico che abbiamo ricevuto sul nostro sito web e quindi che il Facebook Pixel ha ottenuto, possiamo creare il nostro pubblico simile ideale, quindi il pubblico che più
assomiglierà al nostro cliente tipo, il nostro cliente ideale che ha già acquistato da noi. Quindi soprattutto quando avete un sacco di acquisti, molti acquisti registrati nel vostro Facebook Pixel, voi potete creare appunto queste lookalike audience e massimizzare la ricerca di Facebook, quindi massimizzare l'algoritmo di Facebook per fargli trovare il vostro cliente ideale, quindi i clienti che più assomigliano ai clienti che hanno già acquistato da voi. Quindi ragazzi, è uno strumento potentissimo che potete utilizzare oltre che su Facebook anche su Google Ads. Quindi ragazzi, assolutamente trovate tutti i tutorial nel mio canale, quindi andatevi a vedere uno per uno fino alla fine perché vi saranno veramente utili. E infine quello che dobbiamo fare è scalare con i Facebook Ads. Ovviamente ragazzi, non potete scalare a caso facendo le cose a caso, ma per esempio non potete scalare da 10 a 1000 euro al giorno per lo stesso ad, ma dovete scalare con un metodo già testato che funziona. Quindi dopo aver guardato tutti i video tutorial su Facebook Ads che trovate nel mio canale, dovete studiare la parte nel mio programma avanzato dello scaling dei Facebook Ads. Fondamentale ragazzi, vi mostrerò appunto tramite i miei casi studio come dovete scalare propriamente per non perdere denaro, soprattutto per quanto riguarda i Facebook Ads, che per quanto riguarda l'e-commerce, ma il business in generale, soprattutto online, è fondamentale ragazzi. Quindi dovete assolutamente essere dei maghi, dei mostri, dei draghi per quanto riguarda i Facebook Ads, gli annunci su Facebook, e soprattutto dovete sapere cosa sta funzionando nel vostro business e cosa invece sta magari dandovi risultati inferiori a quelli sperati, e dovete appunto aggiustarlo, va bene? Dovete sapere quello che state facendo. E uno strumento che appunto, come ho detto in precedenza, utilizzo sempre e che dovete utilizzare assolutamente pure voi è appunto Aspy. Aspy semplicemente è il numero uno per quanto riguarda la ricerca degli ad di Facebook, Instagram, quindi vi dà esattamente l'idea di cosa sta funzionando in questo momento. Tramite una semplice ricerca voi potete selezionare appunto i migliori ad per numero di like, per numero di commenti, potete cercare gli ads per quanto riguarda un determinato paese, un determinato topic, potete inserire le parole chiave all'interno del copy, quindi del testo degli ad, oppure all'interno degli ad stessi. Ragazzi, potete fare qualsiasi cosa con Aspy. Vi metto il link in descrizione appunto con lo sconto di $50 mensili più la prova gratis di 1000 ads, quindi impressioni mostrabili direttamente nel vostro account. Quindi invece che pagare $150 il primo mese, pagherete solamente $100, in più avrete queste 1000 impressioni, questi 1000 ads mostrabili gratuitamente. Tuttavia ragazzi, sono riuscito a ottenere questa promozione solamente per i primi 20 che cliccheranno nel link in descrizione, che attiveranno il loro account. Quindi ragazzi, ho chiesto questa promozione per voi, quindi assicuratevi di attivare subito il prima possibile il vostro account per non perdere questo sconto e questa promozione. Quindi ragazzi, cliccate subito il link in descrizione, non perdete tempo, perché letteralmente il tempo è denaro, e questo Aspy è uno strumento fondamentale che vi aiuterà tantissimo e soprattutto vi farà salvare un sacco di tempo, un sacco di soldi, un sacco veramente di mal di testa per capire cosa sta funzionando e cosa no, perché Aspy ve lo dirà direttamente e voi dovete solamente in quel caso agire e iniziare il vostro marketing, le vostre sponsorizzate e soprattutto iniziare a vendere. Ragazzi, il primo step di qualsiasi business di successo è agire, mettersi in azione adesso. Ricordatevi che nella vita come nel business non ci sono scorciatoie, quindi dovete lavorare duro, ma ancora meglio lavorare intelligentemente, quindi lavorare smart. E soprattutto ragazzi, se volete essere aiutati, io sono qui per questo, quindi qualsiasi domanda me la fate giù sotto nei commenti e vi aiuterò il più possibile, vi andrò a rispondere personalmente, quindi non vi preoccupate, qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda giù nella sezione commenti. E ragazzi, il prossimo video che andrò a mostrarvi ve lo metto qui a sinistra, dovete solamente cliccare qui a sinistra e sono sicuro vi aiuterà tantissimo, l'ho selezionato apposta per voi. Il prossimo video che dovete vedere qui a sinistra, cliccateci subito, trovate tutti gli altri link utili giù in descrizione. Ragazzi, vi mando un grande saluto, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video che vi metto qui a sinistra.